Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo del dio Pan. Prima vi invito a registrarvi al canale e a selezionare la campanellina per restare aggiornati sui nuovi video. Il dio Pan è una divinità ellenica figlia di Zeus e della ninfa Callisto, secondo il mito più noto. Esistono anche versioni secondo le quali sia figlio di Penelope e di tutti i suoi pretendenti con i quali si sarebbe intrattenuta durante l'attesa del marito. Si tratta di una divinità molto potente, anticamente largamente venerata, rappresentata come per metà uomo e per metà capra. Secondo Omero, invece, Pan sarebbe nato dall'unione tra Hermes e la ninfa Driope, ninfa della quercia, che lo avrebbe abbandonato subito dopo la nascita per via del suo aspetto che essenzialmente la terrorizzò. Hermes allora lo raccolse e lo portò sull'Olimpo per far divertire gli dei, usarlo un po' come fenomeno da baraccone purtroppo, ed ebbe tanto successo da riuscire ad entrare nelle grazie di Dionisio. Pan è raffigurato con busto umano, gambe e corna caprine, il naso schiacciato, il volto severo e ornato da una folta barba, anch'essa caprina. Il suo aspetto maschera in realtà la generosità del dio, considerato benevolo e sempre pronto ad aiutare coloro che avessero invocato il suo aiuto. Era un dio solitario, amante dei boschi, luogo in cui risiedeva abitualmente. La sua voce è descritta come terrificante, capace di incutere terrore, da cui il conio della parola panico, appunto da Pan, per indicare la sensazione di paura e smarrimento che spesso attanaglia l'essere umano. Pausania, scrittore e geografo greco antico, scrive che i Galli, saccheggiando la Grecia, videro nel tempio di Delfo la statua del dio Pan e ne furono talmente spaventati che fuggirono via. Pan è il dio dei campi e della natura selvaggia, ma presiede anche alla sessualità, che in lui ha una connotazione nettamente maggiore rispetto a tutti gli altri, diciamo, dei legati alla sessualità. James Hillman, scrittore psicologo americano, sostiene che Pan sia stato colui che avrebbe insegnato agli uomini l'atto della masturbazione, o comunque il dio che avrebbe maggiormente cercato di normalizzare la sessualità non procreativa, quindi il piacere sessuale. Ciò segna ovviamente un netto contrasto fra la figura di Pan e la figura di Cristo, uno dei tanti motivi che portarono alla sua demonizzazione da parte della nascente nuova religione. La parola Pan significa anche tutto, questo perché secondo il mito Pan era lo spirito di tutte le creature naturali, in pratica il vero dio dell'origine della vita, l'incarnazione della vita stessa. Il dio Pan ebbe un ruolo importantissimo nel mito che narra la lotta tra gli dei dell'Olimpo e Tifone, un potentissimo mostro generato da Gea e Tartaro, che entrò in competizione con Zeus per il dominio del mondo. Tutti gli dei fuggirono terrorizzati e si rifugiarono in Egitto, dove si nascosero assumendo le forme più svariate. Zeus divenne un ariete, Era una vacca bianca, Afrodite si trasformò in un pesce, Ares in un cinghiale, Apollo in un corvo, Artemide in un gatto, Hermes in un ibis e Dionisio in una capra. Pan, che era per metà già animale, trasformò solo la sua metà inferiore nella coda di un pesce e si nascose in un fiume. Atena fu l'unica a non fuggire via e convinse Zeus a combattere Tifone. Il padre degli dei ebbe inizialmente la peggio e fu solo grazie all'intervento di Pan, che terrorizzò Tifone con uno dei suoi potentissimi urli, che il re dell'Olimpo riuscì a battere quest'ultimo. A seguito della battaglia, Zeus premiò Pan, trasformando il suo aspetto ibrido, quindi di pesce e di capra, in una costellazione, il Capricorno.
Il dio Pan simboleggia la forza della natura in ogni suo aspetto, creatrice e distruttrice, vita e morte. Secondo alcuni sarebbe Pan, il dio originale, ed avrebbe lasciato spazio agli altri dei solo perché disinteressato al ruolo di comandante, legato come era alla natura pura e semplice. Quando il cristianesimo sopraggiunse, la figura di Pan, dall'aspetto orrendo secondo i nuovi canoni che si volevano divulgare e legato a rituali di sessualità libera da ogni preconcetto, fu scelta come una delle migliori rappresentazioni del demonio. Nonostante ciò, l'idea del dio buono, protettore, amante della natura, fu molto difficile da sradicare. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.